Carissimi telespettatori, bentrovati alla nostra 45esima puntata della trasmissione L'occhio del commercialista. Questa puntata abbiamo avuto la fortuna di poter intervistare, oltre che l'onore, il presidente Massimo Vernetti. Massimo Vernetti, attuale presidente Confcommercio di Napoli, presidente della Quick No Problem Parking, presidente di una miriade di altre società che, insomma, io ho cercato di, volevo mettere l'elenco, però sarebbe stato, dico allora, dico miriade, perché cioè, della realtà imprenditoriale italiana, perché sono tutte società sparse, diciamo, a vario modo in tutta Italia, diciamo da poco diciamo, eletto presidente della Confcommercio. Io devo dire che la sua elezione a presidente di Confcommercio mi ha creato due reazioni, una prima reazione chiaramente positiva, una seconda un po' meno, ma nei confronti di, proprio della Confcommercio, perché probabilmente non hanno capito a chi si sono messi a presidente, però voglio dire una mia illazione, questa è una mia illazione. Perché il presidente Vernetti è, come dire, è un personaggio, io lo ritengo un visionario per certi versi, un imprenditore di grandissime qualità, un visionario, quindi mettere uno come lui a presidente di Confcommercio significa che Confcommercio ha, come dire, secondo me fatto o vuole fare una grandissima svolta. E io ritengo che lui invece in questo momento possa effettivamente rappresentare per Napoli, per il sud Italia, un player importantissimo per rilanciare questa, anche le attività imprenditoriali meridionali. E la prima domanda che quindi io gli farei è prima di tutto capire cosa è e chi rappresenta Confcommercio. Buongiorno. Intanto vorrei chiarire che quando noi immaginiamo la torta del PIL, quindi tutto quello che rappresenta la produzione della ricchezza nazionale, se enucleiamo la fetta delle unioni industriali, che pesa per circa il 25%, la fetta dell'associazione dei costruttori, che siamo intorno al 6%, e l'agricoltura, che è circa il 2%, tutto il resto di quello che è la torta del PIL italiano fa capo a Confcommercio. Quindi, clamorosamente, mentre si fa tanta battaglia su certi tipi di argomenti, quella che poi invece è uno dei grandi, il più grande motore, diciamo, di produzione del PIL italiano è quello che fa capo a tutta la compagine di Confcommercio. Immaginate dal terziario ai trasporti, agli interporti, allo shipping, agli alberghi, tutto quello che voi pensate che non siano quei tre pezzettini, confluiscono in Confcommercio. Quindi magna parte del PIL italiano, dire, la parte degli esercenti, questa fetta degli esercenti rappresenta circa il 30% del PIL. In più, se poi pensiamo quali sono gli occupanti, quante persone occupiamo noi nel campo del commercio fino a se stesso, il 50% di questi signori lavorano per il commercio, quindi siamo veramente nel mondo reale. E devo dire che clamorosamente le due, forse tutte queste produzioni che sono appunto il PIL italiano, devono assolutamente fare i conti con quello che sono gli attuali problematici problemi economici. Certo. Se noi guardiamo adesso tutto quello che è la questione delle autonomie regionali e tutto quello che è la scissione, fra virgolette, di ricchi su... Ormai ci sono diversi testi, no? Marco Esposito ha scritto Zero al Sud, la scissione dei ricchi, eccetera. Possiamo capire che c'è un momento in cui c'è uno tsunami in corso e questo tsunami non può non tener conto del fatto che dobbiamo serrare i ranghi. E fortunatamente, per la prima volta, io ho chiamato unità di crisi questa cosa, dico se c'è un terremoto c'è l'unità di crisi, e ho riunito tutti intorno a un tavolo. Quindi abbiamo fatto questo già per la seconda volta, l'unione di tutti questi signori che ho nominato, compreso poi gli artigiani, Confartigianato, eccetera, e abbiamo riunito tutti i presidenti intorno a un tavolo
e abbiamo creato questo tavolo fisso con l'osservatorio, loro lo chiamano osservatorio perché sono più light, io lo chiamo unità di crisi perché così capiamo prima nella di sostanza, che stiamo parlando, nella sostanza si perché dobbiamo reagire e dobbiamo capire, che era poi quella cosa che ci avevamo detto prima, che mentre diciamo così nel nord Italia diciamo l'economia gestisce e comanda la politica, noi qui abbiamo la politica che comanda l'economia e questa è una cosa che e non questo, può funzionare assolutamente. E quindi la domanda, ma tu faresti la politica? Io mai, cioè già quello che è ovviamente qualunque atteggiamento che si fa nella società è politica, quindi è una, la mia politica è che l'economia deve fare l'economia e deve dettare le regole ai politici, perché i, poi devo dire che poi alla fine non è tanto il fatto che i politici sono, è che noi dobbiamo dare delle indicazioni. Certo, il politico deve seguire. Vediamo un bravo assessore, un bravo governatore, ma se noi gli diciamo quali sono le regole, le cose che ci servono. Le esigenze del territorio, le esigenze delle aziende, assolutamente. Questa sorta di dire aiutatemi che possiamo fare qua non serve a nessuno, quindi dobbiamo assolutamente cambiare questo. Come anche i cosiddetti finanziamenti a pioggia, no? Che fino a qualche momento fa erano arrivati. Quindi abbiamo detto che Confcommercio in questo contesto rappresenta, come dire, benché fino ad oggi in maniera forse, in maniera non molto evidente, però da oggi in poi credo in maniera molto più evidente, rappresenta buona parte del PIL certamente della nostra regione. Ma in definitiva, quali sono le proposte che voi state mettendo, le idee, le proposte che state mettendo in campo? Ma cioè come pensate di intervenire? Considerato che comunque la vocazione turistica, commerciale, di shipping della nostra regione è ormai una vocazione storica, probabilmente poco praticata, quindi voglio dire, o praticata in maniera, come dire, forse in maniera ancora forse un po' artigianale, appunto perché probabilmente non si è stati capaci di fare richieste specifiche al potere politico e quindi avere poi supporti concreti al di là delle buone intenzioni. Beh, intanto diciamo che questo momento è il New Deal di Confcommercio, il nuovo corso. Prima c'era un commissariamento, c'erano delle altre esigenze, quelle di mettere a posto i conti, di fare in modo che diciamo si riuscisse a risolvere i problemi, quindi diciamo è stata questa Confcommercio un po' assente soprattutto nella, quindi a Napoli e in tutta i 92 comuni di pertinenza. Oggi abbiamo dovuto mettere in piedi prima, diciamo così, l'asset di comunicazione, cioè abbiamo dovuto dire al mondo, e lo stiamo mettendo in pista con delle agenzie pubblicitarie, delle cose, per chi siamo, perché la prima domanda è, che vi sembra banale, ma non è banale, che probabilmente il 90% del mondo dell'economia non sa chi siamo. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo messo in moto tutto un sistema per dire chi siamo. Certo. E perché diciamo perché vogliamo dire chi siamo? Perché dicendo qual è diciamo, la forza e la cattedrale di Confcommercio sulle cose che facciamo, dobbiamo poi acquisire i nuovi associati. Siete presenti che oggi noi abbiamo circa 10.000 associati, non è proprio pochi, ma ci spetta il terzo posto in Italia e forse anche il secondo per grandezza della nostra provincia, della Napoli e provincia, eccetera, quindi il nostro trend siamo dai 20 ai 25 mila associati, non è banale. Quindi questo è il primo pezzo. L'altro pezzo è un puzzle, perché non possiamo dire un pezzo piuttosto che un altro. Noi ci occupiamo di formazione, perché è una delle prime cose che tutti ormai, qualunque governatore sentiamo parlare, e dice la mia prima problematica è il lavoro. È la problematica di tutti quelli che fanno economia e cercare di capire come fare queste cose. Noi abbiamo invertito i sistemi anche della formazione, abbiamo, con questo New Deal ovviamente, abbiamo girato il pezzo dall'altra parte, abbiamo detto facciamo una formazione on demand. Quali sono le cose che necessitano gli imprenditori che mancano? Quali sono le professioni che mancano? Non avete idea, ma facendo lo screening, eccetera, abbiamo realizzato che ci sono centinaia, migliaia e migliaia di posti di lavoro che mancano perché ci mancano le professionalità per questo esempio. Faccio un esempio, mi sembrerà banale, ci servono i camerieri che parlano inglese.
perché tutto questo turismo che arriva, noi non abbiamo un'accoglienza, un incoming per questi turisti, perché non sanno parlare inglese e non sanno forse neanche servire a tavolo. Quindi il presidente, appunto, il nostro, uno, poi vi parlo delle deleghe che ho all'interno dei miei consiglieri, il delegato, il mio delegato sull'argomento, mi dice: Massimo, io ho bisogno di persone che sappiano parlare inglese, sappiano servire a tavolo. Perché abbiamo delle macchie perfette, Sorrento, Capri, qualcosa Ischia, ma tutto il resto del mondo, soprattutto poi anche Napoli, non ha queste competenze. Ne faccio un esempio, però se poi andiamo sulla questione delle, per esempio, delle sartorie, piuttosto che degli ingegneri che anche lì abbiano delle problematiche, anche con mio amico Paolo Scudieri, eccetera, mi ho parlato, il primo problema è il fluently English. Sì. Tant'è che adesso come Confcommercio io sto immaginando una sorta di cosa un po' molto particolare, ma come dici tu sempre folle. Perché ho detto, se i poveri ragazzi non possono andare a fare i master o andare full immersion in Inghilterra, eccetera, io ho detto portiamo l'America qua. Uh-huh. E quindi sto immaginando, ma sto già lavorando anche con la Fondazione di Banco di Napoli, eccetera, a cercare di creare un campus nel quale tu entri in questo campo, ma a Napoli, e parli solo inglese. Ma quindi vivi in inglese, parli inglese con madrelingua delle persone, e ci stai 8 ore al giorno. Però portiamo noi qua, e vivi, ma c'è tutto, dalla birra alla libreria, al televisore, tutto in inglese, non devi fare niente. American Lifestyle si chiamerà, perché entrerai nella vita americana a un metro da casa tua. E le aziende sono disposte a finanziare queste cose proprio perché hanno bisogno che i loro, diciamo, operatori poi possano accedere a questo tipo. Bene, di loro. Questo per dire una. Ma le iniziative concrete che Confcommercio sta mettendo in campo? Dunque, per rilanciare anche il settore economico? Le iniziative concrete, Confcommercio è un'associazione datoriale, quindi è un mezzo intermedio, quindi noi dobbiamo fare gli interessi delle categorie che sono aderenti a noi, e soprattutto una delle iniziative, per esempio, sono i servizi che diamo alle imprese. Noi diamo moltissimi servizi alle imprese, per cui tutte le imprese, dagli uffici legali alle autorizzazioni, piuttosto che a tutti i corsi di formazione, anche GDPR, tutte le altre attività che le società hanno bisogno, possono avere. Gli altri servizi che facciamo sono le convenzioni. Fino a ieri non avevamo convenzioni, oggi chi si iscrive a Confcommercio sa che ha delle assistenze sanitarie extra speciali, sa che ha la possibilità di avere delle scontistiche notevoli anche sui treni, su tantissime altre attività, e quindi sulla SIAE, per esempio, che è un costo importante per molti di noi, anche nella SIAE abbiamo avuto delle grosse agevolazioni. Questa è un'altra delle attività. L'altra è quella che dobbiamo declinare sui territori le cose, perché noi pensiamo sempre, ovviamente quando parliamo, stando a Napoli, pensiamo sempre via Chiavi, via De Mille, e ci scordiamo che poi abbiamo comuni tipo Giuliano, che ha 130.000 abitanti. È una provincia. Bravo, due volte una provincia. E così via dicendo, Torre del Greco, piuttosto che Casoria, insomma, noi dobbiamo andare sul territorio, e quando andiamo sul territorio dobbiamo cominciare a fare i conti sulle iniziative locali, tant'è che abbiamo fatto i centri commerciali naturali. Quindi, così come abbiamo fatto il centro commerciale naturale, che prima abbiamo sempre immaginato quello di Chiaia, adesso abbiamo formato quello del Corso Umberto, abbiamo formato il Corso Garibaldi, abbiamo formato Via Toledo, abbiamo formato Arenella Vomero. Formeremo questi centri commerciali naturali, intanto vi dico per questi della città, e stiamo sviluppando i centri commerciali naturali nelle province, quindi in questi comuni. Perché lì poi avremo stiamo cominciando a presidiare il territorio per fare le attività locali, nei luoghi dove è giusto che si facciano, dove c'è il patrono e tutte le altre cose, per fare in modo che si viva la vita di Confcommercio in tutti i suoi settori. L'altra cosa che mi hanno chiesto molti amministratori, perché questa è l'altra cosa che prima mancava, noi siamo in contatto continuo con la Regione, col Comune, con gli assessori e tutte le maestranze amministrative che abbiamo,
con loro siamo, ci siamo resi conto che non abbiamo diciamo così, un grosso appoggio da parte della finanza, delle banche. Esatto, oggi un povero diciamo, imprenditore, piccolo imprenditore, quando affronta la necessità di avere dei finanziamenti o di avere degli scoperti di conto corrente, arriva a tassi che veramente diventano quasi usurari. Cioè, il tasso minimo 7-8%, poi ci metti lo split, diciamo, la commissione, il trimestrale, le cose eccetera, superano il 10%. Se pigliamo le soglie usurare, se le sommiamo tutti, ci arriviamo. Allora siamo stanchi di questa cosa. Cioè, come facciamo a rialzare la testa se noi la soffochiamo ogni volta con questi anche con la disparità, anche perché poi ce con siamo... il nord, perché al nord questi tassi. Ma poi ce l'andiamo a dire, qual è il tessuto della nostra, del nostro sud? Sono proprio i piccoli imprenditori, cioè certo, il tessuto degli artigiani, gli imprenditori. E se a questi signori non gli diamo la chance di potersi risollevare, come facciamo? Quindi ho chiamato al tavolo di Confcommercio, Mediocredito Centrale, ho chiamato al tavolo delle società diciamo, di affidamento e delle banche, per fare in modo di creare dei prodotti che usciranno a brevissimo, non posso ancora pronunciare, ma dei prodotti per i quali potremo dare a questi piccoli commercianti intanto dei tassi accessibili e in secondo luogo delle garanzie reali, cioè non c'è più la donazione degli organi quando certo, a fare diciamo così, la garanzia, ma Mediocredito Centrale interverrà dando lei la garanzia su questi affidamenti e quindi le persone tranquille che vogliono lavorare possono cominciare ad avere un po' di ossigeno per farlo. Questo e questo ci potrebbe consentire quindi diciamo una nuova ripartenza alle aziende sul territorio, perché chiaramente avendo la disponibilità di poter fare investimenti piccoli, medi. Già finanziare le scorte per le stagioni, certo, già possiamo, ma finanziare anche gli artigiani, finanziare, pensate adesso ci abbiamo il problema del plastic free, quindi dobbiamo riconvertire la plastica con il biodegradabile, cioè, abbiamo un mare di cose da fare, così come aveva detto che il PIL, se spariamo a 360 gradi tutte le cose, ognuna di queste ha una declinazione. E poi abbiamo anche grandi hub da mettere a punto ancora, praticamente il porto abbiamo... Dunque lì la questione, ecco, faccio un esempio, quando, ecco, andiamo sullo specifico, noi sul porto abbiamo fatto la riunione di tutti gli interporti, è la prima volta che abbiamo unito intorno a un tavolo tutti gli interporti, perché abbiamo detto, quando è che ci svegliamo che invece di fare, come lo tsunami che abbiamo certo, che di cominciare a fare le cose serie, quindi abbiamo visto tutti i presidenti di interporti, abbiamo fatto la riunione con questi signori e nell'ottica di quello che anche questo tsunami, che è uno che non ce ne stiamo accorgendo, ma ormai lo leggiamo sui giornali, le vie della seta, certo, le cose che devono andare, si è capito che la grande parte mondo produttivo che sta all'Oriente ha bisogno di trasportare più velocemente queste merci nell'Occidente e in tutti i luoghi che vuole. Questa via della seta non è altro che diciamo, fare un bypassare quello che era la problematica dello shipping delle navi che ci mettevano una volta, vi ricordate, un anno, cioè sei mesi, quattro mesi, i container, certo. Adesso veramente con questo lavoro noi potremmo rilanciare quello che è la portualità nostra, perché è Napoli e tutta la Campania aveva un ruolo importantissimo sullo shipping. Vi faccio un esempio, oggi muoviamo nel porto di Napoli circa 600.000 container, ci chiedono di movimentare, oltre a questi 600.000, un altro milione di container. Perché movimentarli? Perché questo porto è naturalmente il porto più importante per Napoli, a parte Gioia Tauro e tutto il resto, però per capirci, quando arriva questo container lo dobbiamo mettere in interporti, non è che il porto può avere questa capacità, e dobbiamo collegare queste strade, e per collegare queste strade c'è bisogno di binari, di ferrovie, ma anche della possibilità, e qui è l'economia che comanda, che la facciamo noi, la ferrovia, però fatecela fare, certo, un po', così abbiamo parlato con De Luca per dire, sveglia. Adesso dobbiamo mettere mano anche a questa questione. Questo è un pezzo, questo, poi parliamo degli alberghi, cioè ognuno di questi, certo, lo stiamo declinando e per fortuna io ho un consiglio con 26 consiglieri, tutti di grandissimo livello, di prestigio, di mio presidente, mio vicepresidente appunto sulle navi, Legora De Feo, che è uno dei più grandi operatori del settore, MSC, che è capacissimo, cioè
potrebbe fare il presidente italiano, dico come, per dire che è un uomo di grandissimo livello ed è quello che sta mettendo mano a questa cosa ed è bravissimo. Poi abbiamo quelli del catering, poi abbiamo quelli dei ristoranti, poi abbiamo quelli degli alberghi, abbiamo ogni consigliere e ogni gruppo di consiglieri che si occupa di tutto quello, fiere, mercati, moda. L'ultima domanda giovane. Che ti voglio fare, perché poi dopo il tempo è tiranno, i trasporti. Allora, i trasporti, quando noi parliamo di trasporti dobbiamo cominciare a pensare a un altro tsunami, tanto per cambiare. Certo. Voi pensate che i mutamenti, diciamo così, io sono fra le varie presidenti, sono presidente dell'AIPEC, che è l'Associazione Italiana Sosta e Mobilità, sono presidente onorario, quindi tutta la sosta e la mobilità italiana. Mi onoro di essere il loro presidente. Quindi qual è la questione? La mobilità e l'inquinamento, CO2, tutte le cose di cui sentite sempre parlare, sono il principale argomento di quando aprite i giornali. No? Quindi i trasporti fanno parte di un sistema che è più complesso, molto più complesso, che si chiama PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il PUMS è una sorta di interpolazione di bisogni di tutti i cittadini, di tutti i bisogni anche, diciamo così, economici. Dalla logistica piuttosto dal verde, piuttosto dall'inquinamento, piuttosto dai trasporti e dai consumi, eccetera. Il PUMS riprende tutte queste cose, certo. Quindi piste ciclabili e tutto quello che viene fuori. Il trasporto deve, diciamo, essere inserito nell'ottica del PUMS, perché così può ragionare a breve, medio e lungo termine, considerando anche tutta la mobilità elettrica. Rispondo a questo perché, siccome abbiamo sollecitato più volte il Comune proprio di Napoli in questo momento sulla questione dei PUMS, clamorosamente adesso è uscito il bando per i PUMS e quindi noi fra poco, almeno per quanto concerne Napoli, siamo arrivati a mettere in moto questa rotta per fare in modo che i trasporti siano combinati con tutto il resto. Se io faccio un metropolitano, faccio un trasporto di un tram, perché poi quando sbarco ho delle cose che mi assistono per fare le altre cose. Pensate poi quindi alla logistica dell'ultima miglia e tutto il resto. Confcommercio, sempre Napoli, ha già scritto a tutti i comuni per dire: noi ci sediamo al vostro tavolo per il PUMS, perché noi siamo i principali protagonisti di regolarci, certo, a quello che dobbiamo fare. Come facciamo noi a individuare dove investire o disinvestire se non riusciamo a capire come sarà la come città si sviluppa, fra 5 anni? Certo. E quindi il trasporto anche questo un po' fa parte, un posto quindi come dire, la visione visionaria del presidente della Confcommercio comincia a essere, come dire, a esplodere. Abbiamo un ministero PUMS all'interno del ministero PUMS, quindi comincia anche questo punto di vista a esplodere. Esattamente. Quindi voglio dire, mi sembra che alla fine noi abbiamo tantissime cose sulle quali poter intervenire. Mi sembra corretto dare delle priorità, stai dando una serie di input importantissimi. Io credo che noi dovremmo a breve relativamente, ma insomma dopo l'estate, secondo me, fare un altro punto della situazione e capire come sta sviluppandosi questa attività della Confcommercio e vedere eventualmente poi insieme se c'è la possibilità di dare ulteriori informazioni e chiedere anche poi supporto, certo, ai nostri telespettatori, indicazioni, idee che possono essere interessanti da poter sviluppare. A vostra disposizione. Ringraziamo Massimo Vernetti. Grazie per la sua partecipazione e il suo intervento e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.